sanno scrivere ma non sanno parlare. Allora parliamo noi che sappiamo parlare ma non sappiamo scrivere. Allora, quello che diceva Antonio Catania prima, che il merito è degli autori, è vero, perché loro hanno inventato e raccontato una situazione, una storia così bene, con un umorismo così alto, così raffinato e che arriva tantissimo al pubblico, che noi non è una battuta, noi ci siamo divertiti tantissimo. E vi devo dire una cosa seria, la terza serie è un bellissimo racconto che va dalla prima alla quattordicesima puntata e vi consiglio di seguirlo molto attentamente. Voi che siete qui sicuramente siete degli appassionati, perché sennò non avreste affrontato questo delirio che c'era qua fuori per venire. Quindi sono sicuro che voi le vedrete tutte le puntate e vedrete che bel racconto, che bel filmone che è. Ma però adesso chi può parlare? È noi, grazie, buon divertimento. Grazie. No, vi ringraziamo, a me personalmente non era mai successa una cosa del genere, quindi grazie, più di questo non posso dire. Angelica Leo è dell'attrice che interpreta mia figlia. E tanto si vede subito. E lei, se no dice, ma chi è questa? E invece lei è quella che fa mia figlia. Perché anche René ha dei figli. Anche René è tromba, anche se non mi fanno mai tromba. Liberatemi dalla fiction. Questa è veramente una valvola di sicurezza. Io però sono un infiltrato, da anni ormai sono infiltrato nelle fiction, lo faccio per puro spirito di sacrificio, per poi portare qui la mia esperienza. Sono in servizio. No, io volevo dire una... Grazie a voi, io non posso più girare per Trastevere, Italo! Così, sempre, non sopporto più come mi chiamo, non mi chiamo più Roberta, mi chiamo Itala, grazie. Comunque, un'altra cosa a proposito dei testi che dicevi prima, dice, ma scrivono talmente bene, io la prima lettura quest'anno l'ho fatta al computer, e io col computer non ci capisco niente, quindi tutte le cose... Al computer stavo in terrazzino a leggere, ridevo da sola e gli altri dell'ufficio, della casa, dicevo, ma che fa? Capito? Quindi già in prima lettura si ride solo leggendolo, Boris, capito? Chiedere una cosa privata, però i 5.000 euro a testa che dobbiamo prendere mentre essere qui all'uscita dopo. Grazie, è bellissimo essere qui, come sempre, 5.000, giusto? Grazie, grazie. Mi unisco al suo fighissimo, è fighissimo essere qui. Grazie. Ciao a tutti, io sono... Penso di essere l'unica sul palco che non ha letto i copioni quest'anno. Ma i copioni a me non sono arrivati. Ho letto soltanto le mie scene, che erano poche poche. E che vi devo dire? È andata così. Chi è stato? Non me lo ricordo, chi è stato? La mano cristiana!
la mano più chiara. Vi passo il nostro autore, sceneggiatore. Com'è finita a Roma? No, non lo so. Ha vinto il Panathinaikos. Mi basta. Ha perso 3-2. Sono della Lazio. Niente, è difficilissimo spiccicare una parola, niente, non viene niente. Siete proprio belli, siete belli. E adesso dirà una cosa intelligentissima, amorosino. Vabbè, vorrei salutare Nini Buschetta. Nini, ragazzi, state lontani dalla droga. Chiamiamo, perché voi non li conoscete ancora, almeno come attori di Boris, tutti gli attori che sono qui presenti e che fanno parte della nuova serie. E chiaramente non ci ricordiamo i nomi perché siamo... Ilaria Stivali! Non c'è sta nella terza serie. Ilaria Stivali della vecchia, vieni, vieni, vieni. Cristian Ginepro. Alika Aggianni. Capodimonte, Giovanni Capodimonte. Francesco Cordella. Nuovo stagista. Oh, non si può dire. Non si può dire. Bestia. Vai, vai dietro. Mariella. Uno scoop. Furio, l'operatore della prima serie, è sposato con Karin. Esatto, allora viene anche lui. Dove sta? Daniela Terreni. Ha detto, li dico io i nomi perché io me li ricordo, non se li ricordavo. Ho detto che non me li ricordavo, ho detto li chiamiamo e che mi sembra. Ariella Reggio, eccola, fantastica, vieni. C'è Max. Dove sta? Chi c'è? Ah, poi c'è tutta la troupe, c'è la produzione, facciamo sentire tutti. Scenografia, fonico, direttore della fotografia, tecnici, produttori, red, tutti ci stanno. Costumi. Montatore.